giovani forse finiranno da Don Cafasso alla forca, no? Beh, no, non può andare così. E si è commosso come uomo. E come uomo ha incominciato a pensare strade per fare crescere i giovani, per fare maturare i giovani, strade umane. E poi ha avuto il coraggio di guardare con gli occhi di Dio, no? E andare da Dio e dire, ma fammi vedere questa è un'ingiustizia, come si fa davanti a questo? Tu hai creato questa gente per una pienezza e loro sono in una vera tragedia. E così, guardando la realtà con amore di padre, padre maestro, dice la liturgia oggi, e guardando Dio con occhi di mendicante che chiede qualcosa di luce, comincia ad andare avanti. E guardare così gli ha fatto vedere la strada, perché lui non è andato col catechismo, il crocifisso soltanto, ma fate questo, i giovani. Lui è andato vicino a loro, con la vivacità di loro, li ha fatto giocare, li ha fatto in gruppo, come fratelli. Ha sentito con loro, ha visto con loro, ha pianto con loro, li ha portati avanti così. Sacerdote che guarda umanamente la gente, che sempre è alla mano. E qual è il segnale che un prete va bene guardando la realtà con gli occhi di uomo e con gli occhi di Dio? La gioia. La gioia. Quando un prete non trova gioia dentro, si fermi subito e si chieda perché. E la gioia di Don Bosco è conosciuta. È il maestro della gioia, eh?